Giovanni Gastel. Buonasera, allora grazie di guardare questo video. Cosa posso dirvi? Che vengo da una bellissima mostra per festeggiare i miei 40 anni di carriera curata da Giovanni Celan al Palazzo della Regione di Milano, che adesso sarà a luglio al Maxi di Roma. E insomma, tutto questo mi fa un enorme piacere, ho ripercorso un po' tutto il mio tragitto, fin da quando da bambino a 12 anni mia sorella mi mandò una piccola lettera per invitarmi a diventare parte di una compagnia di teatro sperimentale. Io andai da mia madre convinto che mi avrebbe detto di no, invece mi disse no, devi farlo, è importantissimo per la tua vita. Da quel giorno sono entrato nel mondo dell'arte, mi portavano a Giamaica a vedere, a guardare questi grandi personaggi e io sognavo. Dicevo, beh, forse se mi impegno molto, se farò bene quello che voglio fare, forse un giorno mi potrò sedere con loro e sentire quello che dicono e conversare con loro. Questo miracolo è successo, poi ho incontrato la fotografia insieme alla poesia, i due grandi amori della mia vita, che mi hanno condotto per mano, insomma, a creare il mio universo alternativo. Ognuno deve lavorare sulla propria differenza, io ho lavorato sulla mia piccola differenza. Ho trovato una parola fondante che è eleganza, su questa parola ho fondato la mia estetica, io ritengo però l'eleganza un valore anche di ordine morale. E adesso ancora qui, al Maxi, scusate, prima del Maxi, al Mia, con il mio gallerista, con una selezione di fotografie che contengono un po' il mio messaggio, cioè la fotografia è una, come posso dirvi, un'opera in continuo movimento. Allora, quasi tutte queste foto che sono esposte al Mia sono in realtà basi di Polaroid 2025 con poi degli interventi creativi che, diciamo, che possono anche in qualche modo cambiare il significato della ripresa stessa. Io intendo la fotografia sempre come gioco quasi infantile, come il meccano, perché da una foto si può arrivare a un'altra foto. Per questo amo anche la fotografia digitale, sono generazionalmente legato alla fotografia analogica ma innamorato perdutamente della fotografia digitale. Insomma, vi aspetto qui e vi aspetto alle altre mostre che farò e grazie di tutto, un abbraccio grande. Ma dopo Mia, tu che sei sempre in movimento, dove volerai con i tuoi pensieri, su quali immagini, su quali ricordi, su quali pensieri? Senti, dove mi condurrà la fotografia non lo so, io come dire, lascio una grande parte alla creatività immediata, no? Continuo a coltivare, cioè penso che la cultura, l'analisi, lo studio spostino il momento in cui le cose che faccio mi piacciono sempre più in là, per cui coltivo moltissimi interessi, moltissimi amori, ma poi lascio che la creatività si esprima con grande libertà. E quindi non so dove mi porterà, insomma, io poi divido il tempo in attimi, non penso mai né al passato né al futuro, mi concentro, adesso sono qui con te, guardo dentro questo obiettivo e questa è l'unica realtà che esiste. E quindi cerco di dire quello che ho da dire nel migliore dei mondi possibili, così come quando sono su un set cerco di fotografare nel migliore mondo possibile, perché penso che quella sia l'unica e unica ultima possibilità che ho per esprimermi. Aderendo così alla vita, naturalmente, come dire, lascio che il tempo operi su di me, trasformandomi, mantenendo però il mio punto di vista come autore.